A questo punto abbiamo sentito il FOA quale capofila, abbiamo sentito Comsal come partnership abbiamo comsal -FO, il presidente Rino Piroscia come partner di questo progetto a cui eh, chiedo di fare, non dico una chiusura ma un uh, riepilogo di quella che è stata la mattinata su questo progetto stile. Prego Piroscia. Sì, una mattinata incredibilmente eh, costruttiva direi perché abbiamo, eh, abbiamo messo a fuoco il valore vero di questo progetto, che non è un progetto formativo e basta. La formazione è solo lo strumento per raggiungere degli obiettivi, ma soprattutto questo progetto è una strategia che il segretario generale Angelo Raffaele Margiotta ha voluto. Quindi quando ha partecipato a questo progetto, prima di tutto ha pensato alla strategia che doveva mettere in atto, ha pensato in che modo il territorio poteva cambiare. In che modo, dice lui, prima di tutto c'è bisogno di una transizione culturale prima che tecnologica, digitale e in questo caso anche formativa. Quindi lui sta guardando a questo progetto come un qualcosa che porterà un cambiamento sia nel sistema nazionale che nel sistema territoriale. E questo cambiamento l'ha voluto a tutti i costi anche con una partecipazione attiva dell'Europa. Dicesi, perché il gap di cui abbiamo parlato fino ad oggi, che c'è tra chi vive tutti i giorni in trincea, i lavoratori nostri sono in trincea e oggi come oggi hanno problemi molto più grandi rispetto a, a, ai vecchi problemi da tutelare. Ci sono problemi importanti che riguardano prima di tutto la salute, la vita, la salute, la vita, e poi come non perdere il posto di lavoro, perché il problema che ci siamo posti con questo progetto è proprio cercare di dare al nostro territorio, dare alle nostre rappresentanze sindacali, non un percorso formativo, perché non abbiamo voluto solo un percorso formativo che parlasse di contrattazione, perché della contrattazione noi ci viviamo, quindi non abbiamo grossi problemi, però è ovvio che la contrattazione va affrontata a livelli diversi. Con una tecnologia che incalza nella vita di ogni giorno delle famiglie, il, dei nostri lavoratori, nelle vite delle aziende, imprenditori che devono imparare a ricostruire i percorsi produttivi perché è entrata, la, è entrata la nuova tecnologia. Quindi il sindacato è cambiato, non è che sta cambiando, è cambiato e Margiotta. Sta vivendo e ci sta facendo vivere questo cambiamento in maniera molto energica. Sta cambiando, ci sta dicendo cambiate e questo percorso veramente serve proprio per condividere questo, eh, diciamo, obiettivo, questa strategia, che è anche un po' lo stato d'animo, no? Quello di riemergere. Beh, Questo progetto si è inserito ad hoc in un panorama del dialogo sociale che ringrazio per la pazienza che ha avuto anche per tutte le rimodulazioni che abbiamo fatto e anche per le proroghe che ci ha dato perché effettivamente è stato così però il, la, lo stato d'animo nostro è che i nostri lavoratori che sono 2 milioni hanno bisogno di essere ascoltati e questo progetto serve anche a farci ascoltare territori perché abbiamo inserito per esempio il percorso io lavoro in Europa perché effettivamente il percorso è un percorso che consentirà ai nostri territoriali di avere relazioni sviluppare relazioni di cominciare a guardare sul proprio territorio con un occhio di critico che va per esempio sulle programmazioni regionali su tutte queste risorse che sul territorio sono arrivate e quindi noi dobbiamo stare attenti a fare in modo che non vengano dispiegate, disperse. E quindi il, il, questo percorso, io lavoro in Europa, serve proprio per questo, per dare le basi, le conoscenze affinché i nostri territoriali affrontino le relazioni con le regioni, con le istituzioni, con le istituzioni regionali. È un valore aggiunto che abbiamo voluto dare al progetto e qui non c'entra niente il Covid, ma è proprio una strategia che abbiamo individuato, così come abbiamo individuato il, nel percorso io assieme a Rubo, di cui abbiamo diciamo, visto tutto, tutta l'articolazione, la possibilità di dare ai nostri territoriali la, una formazione che andasse verso un approccio alla tecnologia più forte. Non dobbiamo aver paura di affrontare la tecnologia perché altrimenti restiamo vincolati, stretti dalla tecnologia, stiamo proprio fuori. Ma se non siamo noi sindacalisti a dare sul territorio quella forza no, di dare contezza che questa tecnologia serve, non riusciremo neanche a convincere le aziende a stare con noi e a tutelare i nostri, nostri, nostri lavoratori iscritti. Sotto questo profilo, tutto il percorso è legato alla Io eh, a Robot e in effetti transizione digitale, quella trasformazione culturale di cui il segretario tanto parla e, e per il quale per, il, per cui noi vogliamo andare avanti. Ecco il eh, per scendere nel dettaglio poi delle cose che il, io vi invito a seguire comunque il sito. Quindi, nel, nel nostro sito c'è già una pagina dedicata a questo progetto. Lo state vedendo in questo momento. Per tut, iscriversi è tutto automatizzato. Noi, qui, una cosa che vi devo dire, eh, che è importante, è che chi può partecipare a questo percorso? I nostri dirigenti, i nostri quadri, le nostre rappresentanze sindacali, CONSAL e federazioni aderenti a Consal. Quindi possono partecipare soltanto i nostri quadri, i nostri dirigenti il, il, o i nostri futuri giovani dirigenti, perché l'obiettivo anche di questo progetto è quello di cambiare il, il nostro sistema di approccio alle relazioni industriali, dando l'opportunità ai giovani di entrare a far parte delle nostre... Delle, delle, delle nostre strategie e diciamo averli con noi e quindi benvengano lo diciamo alle segreterie quei giovani che attorno alle segreterie regionali e, e a territori ruotano a cui dobbiamo dare una formazione, invitiamoli ad iscriversi invitiamoli a stare con noi perché c'è bisogno anche di rinnovamento il percorso è un percorso che è vincolato da delle regole che ovviamente AMPA ci ha dato nel momento in cui abbiamo costruito questo progetto. Proprio per rafforzare il dialogo sociale. E quindi che cosa, il, che cosa dobbiamo dire? Che i posti sono limitati, nel senso che abbiamo 30 posti di dirigenti sindacali nelle aree più sviluppate. Poi le vedrete dal sito, 5 nelle aree di transizione che è poi la, 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 Sard la Sardegna, l'Abruzzo, e 55 nell'area meno sviluppata. Ecco lì abbiamo concentrato molto lavoro, avremo la possibilità di comunque includere 40 rappresentanti territoriali in area no, nord, 10 in area transizione e 360... 360 nelle aree meno sviluppate. Ecco perché questo concentramento, è vero che è un concentramento che ha voluto AMPA perché nell'avviso era scritto così, ma AMPA ci sta chiedendo di intervenire su un territorio dove c'è crisi ed è per questo che ci ha condotto a fare tutti i ragionamenti che abbiamo fatto fino adesso. Per iscriversi è tutto telematizzato. Quindi basta entrare nel sito, scegliete, diteci prima di tutto chi siete, se siete dirigenti sindacali, se siete rappresentanti sindacali, dopodiché il sistema accoglierà la vostra richiesta dopo che avrete selezionato la data in cui volete cominciare il vostro percorso. Quindi il sistema vi guiderà, lasciatevi guidare da quella pagina e alla fine, alla fine vi troverete preiscritti a questa pagina a questi nostri tre percorsi. Un'altra cosa importante, la prescrizione no, non, non vincolerà l'accettazione della iscrizione perché dovremo poi verificare se in effetti le persone che si sono iscritti, visto che è tutto telematizzato, sono effettivamente i nostri rappresentanti sindacali. Dopodiché vi verrà comunicato la data di inizio dei lavori.